Mikhail Gorbachev è morto questa sera dopo una malattia grave e prolungata, ha detto il Central Clinical Hospital di Mosca. Aveva 91 anni, era stato ricoverato in ospedale ai primi di luglio in dialisi, soffriva di diabete e aveva problemi ai reni, aveva reso noto l'economista Ruslan Greenberg, direttore scientifico dell'Istituto di Economia dell'Accademia delle Scienze Russa, che lo era andato a trovare il mese scorso. Gorbachev è stato protagonista della scena mondiale alla fine degli anni 80 del Novecento, determinante nella fine della guerra fredda e nella caduta del muro di Berlino, papà della perestroika e l'artefice della glasnost. Ebbe anche un sincero ed intenso rapporto con Papa Wojtyła, di cui aveva detto in occasione dei 100 anni della nascita del Papa: «Penso di poter dire con buona ragione, durante quegli anni siamo diventati amici».